Il Vangelo di oggi ci offre un esempio chiaro di cosa sia la distorsione della realtà. Il bene viene descritto come male. Anche noi oggi siamo invitati ad essere sinceri con noi stessi e con gli altri. È molto importante saper dare il giusto nome alle cose e non vivere nell'inganno. Potrebbe succedere anche a noi di lasciarci ingannare dai nostri meccanismi di difesa e non voler vedere i propri errori, neanche se qualcuno ce li indica con chiarezza. Cosa possiamo fare per vivere nella verità? Prima di tutto bisogna ascoltare. Ciò che gli altri ci dicono è il feedback di come è veramente il nostro comportamento. Per ascoltare c'è bisogno di molta umiltà e coraggio. Poi, chiedendo l'aiuto dello Spirito Santo, bisogna saper meditare su ciò che dicono su di noi e discernere se è una cosa veritiera o meno, e lasciarci interrogare dai nostri dubbi. L'ultimo passo richiede il coraggio di accettare il proprio errore e di decidersi a correggere il comportamento. Se riconoscere il male dentro di te, riesci a nominare le cose con il giusto nome, ascolti il feedback che gli altri ti danno, sai riconoscere il bene negli altri oppure vedi solo ciò che è male, ciò che è sbagliato.